un film che mi emoziona sempre rivedendolo, sempre, mi dà sempre la stessa emozione di 40 anni e più fa. E lo suggerisco a tutti i giovani che non lo hanno mai visto, perché è un film meraviglioso, un film terapeutico oltretutto, un film che ti dà un'energia e uno sprint meraviglioso. Io avevo 17 anni, se tu riesci a risalire al giorno di uscita del film, io l'ho visto quel giorno al primo spettacolo al Cinema Fiamma di Palermo. Siccome all'epoca i film arrivavano in provincia con molti mesi di ritardo rispetto all'uscita in città, io per certi film che mi sembravano particolarmente importanti non riuscivo ad attendere tanto tempo, dove prendevo la corriera, andavo in città e li andavo a vedere lì. E così è successo per Amarcord. Ho preso l'autobus da Bagheria, sono andato a Palermo, all'epoca ci metteva tre quarti d'ora. Poi ho fatto una lunga passeggiata a piedi, sono andato al Cinema Fiamma, una sala bellissima che oggi non c'è più, e dove c'era una proiezione splendida, proprio splendida, tecnicamente parlando perfetta. E vidi il film al primo spettacolo, non c'erano ancora molti spettatori. E fu un'esperienza bellissima, fu un'emozione che ricordo ancora oggi. Perché avevo già deciso da qualche anno, in qualche maniera, che quello sarebbe stato il mio mondo, il mio lavoro, anche se non sapevo ancora come ci sarei potuto arrivare. E questo film fu una bomba di energia in più. Parliamo anche della mostra di Venezia. No, ho molti ricordi di Venezia. Ho ricordi bellissimi, alcuni più sofferti. Venezia, come tutti i festival, poi ti riserva anche momenti di sofferenza, però è un luogo meraviglioso dove riesci a vedere film belli, a incontrare cineasti importanti, gente del cinema, insomma, Venezia è Venezia. Beh, mi ricordo quando sono stato qui in concorso con L'Uomo delle Stelle, presentammo anche fuori concorso in un'altra sezione lo schermo a tre punte e venne a vederlo in proiezione Scorsese, che era qui con L'età dell'innocenza. E ci conoscevamo già, lui venne a vedere il film e fu bellissimo, perché poi lui alla fine mi chiese alcuni chiarimenti su alcuni film che non ricordava, perché ce n'erano moltissimi nello schermo a tre punte. Ricordo che Goffredo Lombardo non mi aveva potuto concedere il Gattopardo, che invece io volevo mettere nello schermo a tre punte, e qui ci incontrammo, lui riceveva il Leone d'Oro alla carriera, mi disse: com'è andata? Io disse: è andata benissimo, però tutti mi hanno accusato di ignoranza per non avere messo il Gattopardo nel film. Lui mi disse: ma tu riusciresti ancora a inserirlo? Io sì, smonto tutto, ricomincio da capo. E lui mi concesse. Io rimisi le mani al montaggio, quindi ricordi bellissimi. Il cinema per lei oggi cos'è? Una grande sfida, il mestiere? È la stessa cosa di sempre. Per me il cinema non è cambiato, è l'unico mondo nel quale in qualche maniera riesco a capirci qualche cosa, riesco un po' a orientarmi. Fuori da questo mondo fatico. Ha ha ha.